Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Ivica Nevich, che mi chiede di parlare del film del 1995 Toy Story, ovvero il primo film della Pixar a lungo, che praticamente ha avuto un successo mostruoso. Un film semplicissimo nella trama, e la genialità dei ragazzi della Pixar è proprio aver pensato a questa idea, ovvero i nostri giocattoli, quando noi usciamo, da bambini o da grandi o non, in realtà hanno una vita propria, iniziano ad avere i loro rapporti. Noi troviamo questo ragazzino che ha questo suo giocattolo favorito, che è questo Woody, questo cowboy, ancora che ha ancora la manovellina dietro per farlo parlare e tutto il resto. Un giorno però la mamma gli regala per il nuovo compleanno Buzz Lightyear, questo nuovo giocattolo super fotonio dove c'è tutte le lucine e tutto il resto, con il quale il nostro andrà a scozzare sempre di più, prima di tutto perché Buzz Lightyear è convinto davvero di essere uno Space Ranger quando non lo è, perché la cosa bella del personaggio è che Woody è molto intelligente e sveglio, Buzz Lightyear invece è completamente rincoglionito e pensa di essere davvero ancora non un giocattolo. Il film in realtà bisogna parlarne per l'importanza storica, per l'epoca fa ancora spavento, sono passati 27 anni ed è meglio del 90% di quelli che fanno in CGI adesso. Poi per le tematiche che vengono toccate, comunque attraverso questi giocattoli che vengono buttati via, in realtà si parla della vita, dell'invecchiare, si parla del cambiamento, e attraverso anche al bambino, no? Che piano piano cambia giocattoli, cambia tutto, ma quello che non cambierà mai comunque è il suo amore verso ciò che ha amato anche da bambino. Tutti i giocattoli che sono poi intorno e che rendono il film divertente e assolutamente originale, quindi in realtà, se dobbiamo proprio essere oggettivi, questo è un capolavoro, nel senso è un capodopera, prima di questo una cosa del genere così al computer non si era mai vista. Ora non so se 27 anni dopo è un bene o un male questo avvicinamento al computer, perché all'epoca la Pixar era anche molto creativa e artistica nel livello proprio della storia, come ho detto, perché tutti i personaggi hanno la loro intenzione educativa verso i ragazzini, ma anche molto interessante e intelligente per gli adulti. E questo Toy Story poi è diventato un franchise talmente enorme che l'hanno fatti, mi pare, altri 3. Ora il secondo è molto bello, il terzo è fantastico, pare La Grande Fuga, il quarto è secondo me una mediocrata, soldi da buttare perché dovevano farlo. Mostra come anche l'animazione digitale possa avere un'anima, possa essere artistica, e la Pixar in questo è stata grandissima, è stata fortissima, anche perché il regista John Lasseter dimostra veramente di sapere mettere la macchina presa come un grande film, un grande montaggio. Poi nella sceneggiatura c'è dimessa anche Josh Whedon, che è un'ottima penna, quindi per me è proprio un film bello, non solo perché è il primo film in digitale, che quello è importantissimo, ma perché è fatto di lusso, cioè, è animato e ha un'anima, soprattutto che i film di adesso non hanno. Ormai si mettono lì a cercare di fare la più bella computer grafica del mondo, manco gli riesce alla fin fine, e poi lo riempiono di battutine e cazzate che ormai si può vedere. Ma non parlo solo della Pixar, di solito ormai l'animazione in digitale, a meno che non cerchi qualche avventura nel suo digitale, ma è quella classica, sì, tutta stondata all'occhioni, ha veramente rotto il cazzo. Invece questo Toy Story io lo guardo da 27 anni continuatamente, da quando avevo 23 anni, ed è un film che se lo rimettono adesso lo riguardo ancora, perché è assolutamente, come ripeto, un capolavoro di scrittura, un capolavoro di messa in scena. Per il tempo era talmente l'avanguardia sperimentale che era impossibile che passasse inosservato, e in più, come ho detto, la regia e il reparto cinematografico stesso del cartone animato funziona alla stragrande, quindi per me grandissimo cinema, secondo me ce l'ha tutto il mondo Toy Story. Io il link lo metto lì sotto, per me è un acquisto obbligato per chiunque ami il cinema, perché ripeto, è un film capodopera, è un film capolavoro, ed è un film che personalmente mi diverte tutte le volte come un pazzo, e quindi mi rende un'altra volta bambino senza farmi assolutamente spingere il cervello, ma facendomela lavorare anche troppo. Quindi grande film per me Toy Story.